in quei giorni forse arrivammo tutti a comprendere che eravamo di chi, in un modo o nell'altro, prima dell'isolamento, ci aveva toccato l'anima. Giorni e notti fatti di occhi e voci, e sorrisi e nomi propri. E anche il mistero della morte sembrava farsi più chiaro. Perché la verità è che ogni cosa e persona vive in noi. Tutti coloro che facevano parte della nostra vecchia vita si traducevano adesso in emozioni forti e sentimenti. Quel silenzio dava la parola all'unica cosa che anima questo mondo e l'altro. L'amore. E quante volte l'avevamo mortificato, zittito, non ascoltato. Il chiacchiericcio, la corsa alla paga, al posto di lavoro, all'auto con il motore più potente, gli eccessi, le preoccupazioni effimere e gli svaghi insensati. E cosa ci sarebbe rimasto se fosse stato davvero tutto qui il senso della vita? Avremmo perso tutto, compreso noi stessi. Ma non siamo morti, e non moriremo mai finché qualcuno tremerà in noi, e noi tremeremo in altri come spirito e ricordo, purezza e memoria. Non si perderanno mai gli sguardi e i baci, gli abbracci, i sorrisi, e le notti trascorse a fare l'amore. Perciò non cadete schiavi della malinconia, della mancanza o della tristezza, ma lasciatevi andare al sentire. Non c'è nulla lì fuori di cui abbiate veramente bisogno, né il padre, né la madre, né l'uomo, né la donna, né gli amici o i fratelli. Se chiudete gli occhi e vi abbandonate alla serenità, farete la scoperta più dolce della vostra vita. Li portate dentro, con voi, sempre, in ogni momento. Avrete la sensazione che vi sorridono, ballando, facendo casino, festa in musica, proprio in quell'angolino che c'è tra il cuore e lo stomaco. In quell'angolino che viene più comunemente chiamato anima. Secondo me sta lì. Perciò, quando rivedrete i vostri affetti, sarà come se non fosse passato nemmeno un secondo. Semplicemente vi sarete dati un appuntamento per tornare finalmente insieme a casa, nella vera casa, quella fatta di niente, se non di sguardi e baci, abbracci e sorrisi, e notti trascorse a fare l'amore.